Devo dire che io non voto perché non sono residente in questa bellissima zona, però mi sono molto battuta in questi ultimi tempi, soprattutto perché ho da 10 anni una casa, acquistato una casa qui e devo dire con molte aspettative, perché la zona mi piaceva tanto. Vedere da una parte il mare e dall'altra le montagne penso che non sia molto facile. Però di anno in anno, anziché vedere la zona migliorata, l'ho vista sempre peggiorata. E quest'anno, quando sono uscita dal cancello di casa e ho visto discariche praticamente dappertutto, mi sono rimboccata le maniche e ho detto: se io non faccio qualcosa, non potrò più guardare in faccia i miei alunni, non potrò più spiegare cosa significa legalità, non potrò più dire ragazzi, battiamoci per mantenere l'ambiente più pulito. E mi sono rimboccata le maniche, devo dire aiutata tantissimo dalla mia cara amica Francesca. Buonanno. Abbiamo preparato una serie di lettere, ho scritto al blog Blogolandia, a Espero News, abbiamo visto pubblicate queste insomma, nostre missive e le foto. Se voi cliccate su Google Campo Felice di Roccella, purtroppo, oltre alle bellissime coste, c'è anche la spazzatura. Adesso si sa che Campo Felice non è solo spettacoli musicali, non è solo Torre Roccella, ma c'è anche una piana calzata che versa in condizioni pietose. Noi quest'anno ancora non siamo potuti andare in spiaggia perché il nostro accesso al mare, dottore Caro, è inaccessibile. Ci sono erbe alte così e rischiamo di prendere qualche puntura di zecca. Noi non abbiamo ancora l'acqua potabile. Noi abbiamo un sistema fognario che penso che tra poco scoppierà. Si è cercato di fare questa assurda raccolta porta a porta, che praticamente cosa ha portato? A far restare la spazzatura davanti alle nostre case. Porta a porta significa che da una porta all'altra la spazzatura deve essere ritirata. Qua invece si accumulava, in particolare davanti ai nostri residence. E dopo tante insistenze ci è stato concesso il ritorno dei cassonetti, ma è una presa in giro. Io dal mio residence a qui, siamo dove la Pinetina, in poche parole, ho contato 5 cassonetti. Ditemi cosa sono 5 cassonetti a fronte di tutta la popolazione. Come potremo affrontare l'estate? Come potremo affrontare l'estate? E, tra l'altro sappiamo bene che qui la spazzatura viene raccolta non sempre con regolarità. Addirittura la domenica, ma questo è uno statuto che è stato firmato dal comune con l'ATO, la domenica la spazzatura non viene ritirata. Ma non vi sembra assurdo che proprio la domenica, che sono i giorni in cui noi possiamo godere tutti quanti della bella casa che abbiamo acquistato per avere un ambiente gradevole, dobbiamo vedere la spazzatura che trabocca. Cioè veramente siamo arrivati al culmine. Quindi, dottore Pedalino, io affido a lei proprio questo nostro desiderio di vedere realizzato un ambiente più pulito, più sano. Tra l'altro è una zona bellissima che potrebbe essere il fiore all'occhiello di Campo Felice. Noi portiamo ricchezza. Io voglio dire che ho ascoltato la vostra diretta streaming e mi complimento perché siete stati molto garbati, veramente una correttezza che i nostri politici nazionali non conoscono. Però devo dire che da parte di qualcuno, mi è sembrato quasi come se noi di Piana Calzata fossimo un problema, non una risorsa. Ricordo che noi manteniamo Campo Felice, perché noi andiamo ad acquistare nei negozi Campo Felice, noi andiamo nei vivai di Campo Felice, noi andiamo nei ristoranti e nei bar di Campo Felice, chiamiamo gli operai di Campo Felice, spesso in nero, tra l'altro, comunque questo non è un problema. Voglio dire, scusatevi, noi siamo una risorsa e siamo trattati così. Io penso che da questo momento in poi, veramente, se noi non avremo risposte serie, dovremo fare un'azione di massa però, perché purtroppo vedo poche persone. Se non siamo uniti, signori miei, noi non otterremo nulla. Invece, se ci uniamo, dobbiamo rappresentare una forza. Io già ho visto che scrivendo in giornali, eccetera, e anche sul giornale di Sicilia è stata pubblicata la foto dei rifiuti di Campo Felice, quindi bella pubblicità che ci stiamo facendo, ecco. Allora, diventiamo una forza, le nostre voci diventino urla. Diciamo che io credo ancora nella politica come servizio e spero che, insomma, lei diceva poco fa, non vorrò lasciarvi, eccetera, eccetera, ma neanche noi la lasceremo. Se lei, come mi auguro, diventerà sindaco,
ci avrà proprio. Siamo belli tosti, siamo belli tosti, io in particolare, guardi, mi dicono che sono, le mie figlie mi dicono che sono un ecoterrorista, perché nel senso che io ci tengo tanto. Ultima cosa, noi la spiaggia non la vediamo mai pulita, dopo Ferragosto per esempio, a pulire il nostro tratto di spiaggia, perché purtroppo il resto non lo possiamo fare, siamo il mio marito, il marito della signora Bonanno, io, e ci armiamo di buona pazienza e puliamo. Devo dire che ci vuole molta collaborazione però, perché forse anche noi dovremmo anche acquisire una maggiore coscienza ecologica. Io dico sempre ai miei alunni a scuola, non ci possiamo lamentare che i bidelli non puliscono se lasciamo sporco. Quindi forse anche noi dovremmo cominciare un po' a crescere e mostrare una coscienza ecologica, perché se io richiamo un signore che mi butta le resti di potatura per terra e mi sento rispondere, ma tanto la buttano tutti, questo sicuramente non è una risposta adeguata. Quindi ci dovremmo autocontrollare, dobbiamo pretendere un sistema di controllo più accurato. E poi la politica, io penso che debba investire in questo, investe i soldi in maniera più efficace ed efficiente, utilizzi questi principi darebbe lavoro anche alla gente. Alla fine qua noi, insomma, non è che pretendiamo tutto l'anno che ci siano gli stessi servizi, ma almeno da maggio a ottobre, che sono i mesi balneari, insomma, rispettateci, e soprattutto chi è un ospite. Io penso che quando noi aspettiamo ospiti a casa, puliamo casa, offriamo il meglio che possiamo, quindi insomma, noi speriamo veramente, perché dico, non è un problema solo nostro ma di tutta la comunità, perché se muore a Piana Calzata, io penso che anche Campofelice se la passerà molto male. Quindi va bene, io le voglio fare in bocca al lupo e insomma mi auguro che potremmo avere ancora degli altri confronti, non voglio ulteriormente, però volevo dire, speriamo di creare anche un comitato, Vincenzo diceva, parlava di questo, un comitato dove attraverso il quale portare avanti quelle che sono le nostre esigenze. Io le consegno questo, perché non so se lei lo ha letto, l'articolo, dove ci sono insomma tanti punti che forse potrebbero servire per riflettere. Va bene? Le faccio tanti in bocca al lupo. Anche a te, Vincenzo. Grazie, è stato un vero piacere. E comunque volevo precisare che la cosa più grande che cercheremo di fare è quella di formare un comitato, cosiddetto comitato delle piane, perché parlandone con Giuseppe, cioè questo comitato deve diventare parte integrante dell'amministrazione comunale. Sì, Enzo, intanto colgo il grido di dolore della collega Perricone, dico bene? Che ha le idee abbastanza chiare. E certamente non sarò io a deludere le aspettative di questa gente, però come dicevo prima ho bisogno dell'aiuto e della collaborazione di tutti. E per questo la scelta non è causale di essere qui oggi, casuale, scusate. Abbiamo scelto di mettere uno di voi in lista, abbiamo scelto Enzo Premutati, che è una persona che vive nelle piane e che vive i problemi delle piane come voi, e allora provate a dargli fiducia, fate sì che diventi il vostro portavoce all'interno del Consiglio Comunale della macchina amministrativa e che sia insieme a un comitato promotore il portavoce delle problematiche di questo territorio. Perché nessuno ci regala niente, dobbiamo avere anche la grande capacità di rimboccarci un po' le maniche. In estate magari è difficile perché abbiamo tutte le braccia libere, però rimbocchiamoci le maniche e vediamo di tutti insieme di provare a dare veramente un contributo di cambiamento non soltanto a questa contrada ma a questa comunità. Per cui dicevo, la scelta di Vincenzo non è casuale, e allora valorizzatela fino in fondo, parlate con i vostri amici dei residenti. Capisco che in questo momento sono assenti, ma chi ha un numero di telefono, chi ha un riferimento, li avverta che c'è un comitato che si sta costituendo e che c'è un candidato delle piane che vuole farsi portavoce delle vostre esigenze, dei vostri problemi, delle vostre necessità all'interno della macchina amministrativa. E lui vive qui. E allora, se non diamo fiducia a Enzo, se voi non date fiducia a Enzo, chi può dare fiducia a me o ad altri che non conoscete? E allora proviamo insieme veramente a cambiare anche il modo di amministrare, di gestire le cose e le modalità di partecipazione. Grazie. C'è qualcun altro che vuole la parola? Gliela diamo con piacere.